si è appena conclusa la tavola dedicata a cyber risk e insurtech, la trasformazione digitale nel mercato assicurativo. Abbiamo qui Antonio Di Salvo, country manager di Affinion Italia. Il tema cyber risk ha scatenato un po' di riflessioni fondamentali sull'importanza di fare education in primis, ma ci sono altri spunti per le compagnie assicurative. Sì, oggi abbiamo voluto provocare un po' la reazione a catena su broker e assicurazioni, che sono comunque il canale con gli agenti che presidiano il mercato, sia il mercato dei privati ma soprattutto il mercato delle imprese. Noi ormai da qualche anno pensiamo e abbiamo costruito un sistema che consente, con una user experience molto semplice, molto seamless, di operare attraverso dei cruscotti sintetici che determinano la rischiosità o meno di una persona, di una famiglia o di una piccola impresa. Questo è una risposta per noi pratica, molto concreta, che può essere adottata sia dagli attori assicurativi o gli attori nel mondo assicurativo, quindi qua mi riferisco ai grandi broker, mi riferisco alle insurtech che stanno comunque entrando in modo abbastanza importante o generando idee nel mondo assicurativo per tutti, e adottarli nei loro sistemi di bordo. Questo per sicuramente fare quell'educazione, quel sistema di apprendimento che manca ancora, o comunque quando arriva sull'onda di un evento nefasto, quindi di una breccia, di una compromissione o comunque di problemi anche minori che possono essere gestiti nell'ambito familiare o dell'impresa. Noi pensiamo che, siccome sempre più dati, sempre più esposizioni saranno effettuate sul web e quindi saranno critiche, saranno potenzialmente sotto compromissione, questi sistemi siano efficaci, siano sostanzialmente di analisi quotidiana, senza avere una particolare ansia, ma come guardiamo 100 volte, 200 volte lo smartphone, se abbiamo un indice che ci può dire se siamo messi sotto rischio o se siamo perfettamente sicuri, questo è sicuramente un parametro che ci fa vivere meglio e magari essere anche assicurati meglio, piuttosto che avere rapporti con altre entità. Mi riferisco alle telco, mi riferisco alle banche, mi riferisco anche alle utility, che domani, con l'introduzione del mercato aperto pieno, entrano in casa del consumatore o anche delle piccole grandi aziende, sicuramente con l'energia, e l'energia è un altro vettore di potenziali problemi perché si connette alla rete, molte reti sono veicolate attraverso sistemi di energia. Quindi pensiamo che il mondo sia maturo e anche il nostro mondo, quindi l'Italia, siano maturi per fare questo passaggio. Manca ancora, secondo me, la considerazione vera di rischio. Io, sentendo l'intervento anche di Franzi De Luca, sentivo giustamente dovrebbe essere lo Stato ad educare. Ecco, su tante cose dovrebbe avere un indice valoriale ed etico. Il problema è che poi noi sappiamo che, se non ci fosse l'RC obbligatoria, le persone circolerebbero senza assicurarsi e quindi lascerebbero il costo sociale altissimo alle persone, lasciando quindi danni, lasciando un problema economico di base. Quindi noi crediamo che ci voglia comunque un livello, seppur basico, di educazione un po' dell'obbligo, quindi una scuola dell'obbligo anche sulla parte cyber. E noi li possiamo aiutare, come stiamo già facendo in molti paesi, e già stiamo dialogando con tante compagnie qui in Italia, alcune multinazionali che stanno rilasciando i loro prodotti. Molto a breve, e in particolare a cavallo dell'estate, usciremo con un primo bundle di prodotto sul cyber risk. Crediamo che da un primo punto, da una prima scintilla, noi si possa fare veramente una grande educazione di mercato. Questo è il pensiero ed è quello che stiamo investendo, in particolare in Italia. Infatti avevamo anche citato all'interno della tavola rotonda di come ammontino a 10 miliardi i possibili danni di cybercrime dello scorso anno, quindi insomma il mercato deve cercare di essere maturo, e dalle dichiarazioni dei rappresentanti della tavola rotonda pare di sì. Lo vedremo poi in concreto, magari aggiornandoci prossimamente. Grazie ancora ad Antonio Di Salvo per essere stato con noi.